Da cos'anno? Oggi è 10 marzo 2016 e siamo a valle degli iscritti del concorso di magistratura, cioè del risultato degli iscritti. Io ho aspettato qualche giorno perché volevo un pochino metabolizzare e volevo far metabolizzare questi risultati. E il primo messaggio che voglio lanciare è a coloro che in qualche modo si rendono disponibili a dare una mano per chi vuole vincere questo concorso. Il messaggio è il seguente. Un vecchio saggio, non vi dico chi, andatevelo a cercare con Google, diceva che chi non sa, non sa neanche di non sapere e dunque parecchie volte insegna. Chi invece sa, sa anche di non sapere e fondamentalmente studia. Secondo me chi vuol dare una mano agli altri a fare qualunque cosa, anche a vincere un concorso come quello di magistratura, si deve mettere su un piano di umiltà e deve cercare di propalare quei pochi dati giuridici che sa sulla base della sua esperienza e con grandissima appunto umiltà, infondendo passione ai suoi interlocutori. Poi naturalmente i doverosi rallegramenti a chi ce l'ha fatta, alcuni li conosco personalmente, quindi ne sono particolarmente lieto, rallegramenti, ma adesso viene il bello, perché poi nella scala della società civile più si cresce e più aumentano i doveri, soprattutto se si va a fare professioni come quella del magistrato. E un pochino più di tempo vorrei invece dedicarlo a tutti coloro che non ce l'hanno fatta. Capisco la delusione, comprensibile, però esiste qualcuno che decide per noi. Possiamo chiamarlo Moira, possiamo chiamarlo Dio, Fato, Destino, chiamatelo come vi pare. Ma non è che decidiamo noi quello che faremo nella vita. Lo decide qualcun altro. Quindi non è che ognuno può decidere quello che farà. Quello che è certo è che ci sono alcuni ingredienti fondamentali per farcela. E se non è uno potrebbe essere un altro di concorso. Quali sono questi ingredienti? Caparbietà, passione, direi soprattutto la passione che è una cosa essenziale, e determinazione unita a una buona costanza di studio e naturalmente unito anche alla scelta, se proprio volete, di qualche guida che abbia un pizzico di umiltà. Da cos'anno?